Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio. Fred Film Radio, Zvami Sombor Pretershik. Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi. Essa Fred Film Radio, io chiamo Ariane Morissau, do Festival di Berlino. Angela Cerbi per Fred Film Radio, on est au Festival de Venise. Fred, the festival experience in 23 languages. Buongiorno, eccoci qua, iniziamo il nostro appuntamento di questo mercoledì e come ieri sono insieme alla nostra Nicoletti. Buongiorno. Buongiorno Fede, buongiorno a tutti. Sei pronta per iniziare il nostro appuntamento di oggi? Prontissima. Bene. Allora, direi che tanto per cambiare ricordiamo qualche compleanno anche oggi. E oggi è il compleanno di una modella, attrice che insomma ci piace abbastanza, che si chiama Diane Kruger, di cui sappiamo anche vita, morte, miracoli, nel senso che siamo anche informati sui suoi, sulle sue relazioni, sì, vero? Anzi, ci interessano particolarmente perché è stata con due uomini con cui sarei voluta stare io, ecco. Uno è Guillaume Canet e l'altro è Joshua Jackson, per chi non lo ricordasse, il Pesi di Dawson's Creek, quindi già per questo. Ma ne abbiamo parlato da poco, come mai? Forse perché era il compleanno di suo, di lui. Joshua Jackson, ecco. Sì. Però sì, adesso li ha mollati tutti e due, mi risulta, vero? Sì, vabbè, li ha... Sta con un musicista, sì. Vabbè, insomma, veramente dovremmo essere un programma di informazione cinematografica seria e ci riduciamo, soprattutto quando ci sono io, a dire queste cose. Comunque... E poi quando ci sono io, un programma invidioso, infatti, che nel mio caso... Diane Kruger, che secondo me è diventata così nota al grande pubblico da quando ha fatto Inglourious Basterds di... Concordo. Vero, di Tarantino. Però insomma ha fatto tantissime cose, anche il remake americano di quella serie danese, credo fosse The Bridge, che mi era molto piaciuta, che poi appunto gli americani hanno rifatto con lei. Non so se l'hai vista tu, io non l'ho vista, confesso. No, non l'ho vista. Ho visto solo l'originale. E poi di recente aveva fatto quel film che... era passato a Berlino, credo nel 2019, di cui non ricordo il titolo, The Operation, credo, forse. The Operative. Oh, sì. Esatto, ti prendeva molto, l'avevi visto? No, non l'avevo visto. Neanche dopo? In realtà io sono ferma, diciamo con lei cinematograficamente parlando, a Oltre la notte di Fatih Akin, a proposito di festival e di film da festival. E di Berlino? Non so se è passato a Berlino anche quello, però di solito tutti i film di Fatih Akin passano a Berlino, potrebbe essere, sì, o comunque sai buona che parte. La sensazione fosse sì, Berlino. O forse era Venezia? No, era Cannes. Ah, ecco. Cannes 2017. Abbiamo anche un'intervista non con lei, ma con Fatih Akin. Ecco, vedi, sono preparatissimo oggi, zero proprio. Vabbè, oltre quindi tanti auguri a Diane Kruger, che comunque è del 76, tanto per dire l'età, quindi quanti anni avrebbero? 44, tanto giovane non è 44. Più. 44, chi vuoi dire? No, infatti. Neanche il compleanno di quel grandissimo attore americano che si chiama Forrest Whitaker. Che io ricordo in The Last King of Scotland. Bellissimo film, e anche nel film insieme a Opera, come si chiamava, The Butler. Bello, di qualche anno fa. Sì. Un maggiordomo, La Casa Bianca. Non fa molto però lui, insomma ogni tanto un film del quale ci si ricorda, però non è che non è uno di quegli attori super produttivi. Però vedo che poche sarà cose, ma buone. In Respect, il film su Aretha Franklin, che stiamo aspettando tantissimo. Ma sai che non so niente di questo film. Ma il documentario? Dai. Il documentario? No. A interpretare Aretha Franklin è Jennifer Hudson. Abbiamo già visto un trailer, perché dovrebbe essere distribuito in Italia da Eagle Pictures. Uh-huh. Per me già c'è quel sentimento da Oscar a Jennifer Hudson, già così sulla fiducia. Uh-huh. Vabbè, staremo a vedere. Io confesso che non sono un grandissimo fan di Jennifer Hudson. Sì, sono un fan, ma fino a un certo punto mi sembra che urli tanto, urla un po' troppo. Lei però me è stata approvata da Aretha Franklin prima che morisse. Ah, beh, allora. Per questo film biografico, quindi allora, ci fidiamo. Ma se ci fosse un film sulla tua vita, tu chi vorresti? Oh, mamma. C'è un'attrice che vorresti che ti interpretasse?
Ma pensaci, me lo dici dopo, dopo. Ci penso. Un personaggio forse un po' meno importante, ma del quale sono sicuro tu sai tutto, che è nato anche il 15 luglio, è questo attore di TV di qualche anno fa, americano, che si chiama Brian Austin Green. Cosa sappiamo di lui? Cosa sappiamo? Va bene, è rimasto nei nostri cuori come David Silver di Beverly Hills 90210, e proprio in questa veste, anzi da, diciamo, in una versione di Brian Austin Green all'interno del mondo di Beverly Hills, in questo BH 90210, che era un po' una sorta di sequel, reboot, che abbiamo visto l'anno scorso, l'estate scorsa. Sì, non ha avuto un gran successo, vero? Infatti non è andato molto bene. Però se dovessimo dire altre cose che ha fatto lui, che non collegate a Beverly Hills, non me ne viene in mente una. No, cioè io ora sto avanti a Wikipedia e mi sto aiutando, ma se vi devo citare qualche film per aiutarvi, vado in difficoltà. Però tanto di per... lui, infatti, vai. Scusami, di lui infatti avevamo parlato, visto che siamo così un po' grevi oggi, come sempre, parlando dei divorzi. Perché da poco aveva annunciato che la sua relazione con la cara Megan Fox. Ah, già, aveva sposato Megan Fox. Beh, insomma, è quello. Insomma, più, diciamo che la cosa importante che ha fatto dopo Beverly Hills è stato sposare Megan Fox, perché non ci sono altre cose. Vabbè, che dai. Aveva conosciuto sul set di una serie. Ah, vedi. Va bene. Open Fate, neanche io lo sapevo. Chiudiamo qua il primo intervento della puntata di oggi. Ci ascoltiamo una canzone e ritorniamo fra poco. Vi ricordo che più tardi c'è anche Mauro Gervasini che ci aggiorna sul nuovo numero di Film TV, e poi ovviamente Angela Prudenzi, e insomma siamo sempre noi con qualche intruso ogni tanto, e quindi prima disco di questa mattina. Ieri sono andato al cinema, dopo la prima volta che sono andato al cinema in sala dopo il lockdown, e ho rivisto un film che avevo già visto a Cannes l'anno scorso, ovvero il nuovo film di l'ultimo film di Xavier Dolan, di cui magari parliamo più tardi o domani, vediamo. Però c'è un altro film di cui vogliamo parlare adesso, perché dopo l'uscita pre-Covid ritorna nelle sale, vero Chiara? Eh sì, stava andando molto bene, era uscito il 13 febbraio, parliamo dell'ultimo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, che proprio anche per volere del regista riesce al cinema da oggi, con una dichiarazione del regista che spiega questa decisione. Lui dice: considero Gli anni più belli uno dei miei film più riusciti. Il risultato ottenuto quando è uscito al cinema lo scorso 13 febbraio è stato fantastico, e così la reazione del pubblico. Il suo viaggio, sospeso dopo quei giorni a causa della pandemia e dalla chiusura forzata delle sale, riprende il 15 luglio. Quindi oggi. Quindi oggi, anzi Muccino, che in questi giorni, diciamo, era stato abbastanza amareggiato visibilmente, dichiaratamente, per l'andamento dei Nastri d'Argento, che non l'avevano premiato. Ah, è vero. Non ha neanche vinto niente, ma neanche la nomination. Aveva avuto qualche nomination, sai che non mi ricordo. Sai, neanche io, però vabbè. Proprio non mi pare che un po' dimenticato. Esatto, sì, un po' dimenticato. Lui non ne ha fatto mistero, anzi sui social lo ha scritto palesemente, però appunto lui punta sul suo pubblico, il suo pubblico lo ha premiato quando uscì il film, e quindi al suo pubblico ridedica questo ritorno degli anni più belli al cinema. Ma tu l'hai visto in sala? Sì, io l'ho visto. Io no, sì, quindi sì, magari andrò a vederlo, ecco, visto che adesso ho ripreso ad andare al cinema. Abbiamo fatto una prima puntata pilota di infatti volevo ricordare che su Fred c'è un episodio di Perché sì perché no con Angela Prudenzi, che sente due critici che si battono per dire quali sono i pro e i contro degli anni più belli di Gabriele Muccino. Continuiamo con la musica nel nostro spazio di questa mercoledì 15 luglio, e poi fra poco arriva Gervasini. Soup of the Day, siamo ancora qui, e come ogni mercoledì parliamo di una rivista che ci sta molto a cuore, cioè di Film TV. Come sapete, insieme a Mauro Gervasini ne analizziamo gli articoli più interessanti, o perlomeno quelli che la rivista vuole mettere in luce. Oggi sulla copertina, perché è da quella che noi partiamo sempre, ci sono tre super attori italiani, cioè Scamarcio, Gallo e Mastandrea.
che sono gli infedeli. Come infedeli erano gli attori francesi Jean Dujardin e Gilles Lellouche del film Les Infidèles. Gli infedeli è un remake. Esattamente. Buongiorno a tutti. Sì, abbiamo messo in copertina gli infedeli. Ma non ti ho presentato, Mauro. Sì. Mauro Gervasini, eccolo. Beh, prego. Sono andato, mi sono portato avanti col lavoro, salutando tutti. Dunque, la copertina è dedicata a questo remake che è stato fatto da un regista che si sta specializzando, che si è un po' specializzato in rifacimenti di successi internazionali. Il regista Stefano Mordini, come al solito lui li cambia giustamente, come anche per adattarli, diciamo, alle diverse, alla diversa realtà, perché l'Italia non è la Francia, non è la Spagna. In precedenza aveva lavorato su un film, appunto remake di un giallo spagnolo, e in questo caso il film recupera una formula che è stata una formula storica soprattutto del cinema italiano, non soltanto italiano ma soprattutto italiano, quella del film a episodi. Il film forse più famoso tra quegli episodi è I mostri di Dino Risi, ma ce ne sono stati tanti altri. Nella prima metà degli anni 60 era diventato un sinonimo di successo, insomma, comunque i produttori che si impegnavano in questo genere di produzioni andavano abbastanza sul sicuro. E gli infedeli, premesso che io ancora non ho visto la versione italiana, ho visto soltanto la versione francese, però mi sembra di capire che rispetto alla versione francese, che aveva dei macro episodi, Stefano Mordini si sia invece concentrato su dei micro episodi, cioè abbia fatto veramente un qualche cosa di più vicino alla tradizione nostra. Quindi penso per esempio ai mostri, dove gli episodi erano addirittura 20. Ho l'impressione che in questa versione la comicità sia un po' di segno diverso, no? L'originale francese aveva anche battute un po' grasse, diciamo, no? Mentre Mordini ha voluto ripercorrere più una strada della, quella della commedia italiana, in cui c'è anche dell'umorismo nero, in cui c'è anche il desiderio di raccontare i vizi. Certo, io credo soprattutto che abbia tentato anche di avere un approccio più legato alla dimensione femminile, cioè uno sguardo che non è soltanto quello dei maschi, perché gli infedeli naturalmente sono questi vitelloni, chiamiamoli così, 2.0, però qua ci sono anche in grande evidenza quelle che sono le fidanzate, le mogli, e che quindi naturalmente hanno uno sguardo anche impietoso su quello che è tuttora, diciamo, il maschio italiano tipo medio, che forse non è cambiato tantissimo nel corso degli anni. Ripeto, ha cercato di adattarlo un pochettino di più a quella che è la nostra dimensione culturale. Parlavamo del film a episodi, insomma, che negli anni 60 sono stati, come dicevi, una sicurezza al botteghino. Vero è però che il lavoro sugli episodi a volte è stato anche fatto da grandi autori, no? Non solo i film tipo appunto I Complessi o Vedo Nudo, Sesso Matto di Risi, però anche Rogopac, certo, ad esempio, no? Ecco, quello è un classico, un film d'autore diviso in episodi. Certo, Rogopac sta per Rossellini, Godard e Pasolini, ed è il film e Gregoretti, certo, ed è il film in cui c'è la ricotta di Pierpaolo Pasolini, che è unanimemente considerato uno dei suoi lavori migliori in assoluto, pur durando meno di 40 minuti. Era perché, ripeto, era davvero una formula. Addirittura c'era un produttore, perché il produttore che lanciò l'idea degli episodi fu Carlo Ponti, se non ricordo male, però ce ne fu uno che era specializzato in film molto popolari, si chiamava Gianni Hecht, che ne produsse talmente tanti che venne soprannominato Gianni Sketch, per dire come effettivamente è stato un momento che magari è un po' superato, un po' poco ricordato, però fondamentale. Mi fa piacere, insomma, che Mordini ci abbia pensato per questa produzione. Scamarcio, Massimiliano Gallo, Valerio Mastandrea, abbiamo detto, beh, insomma, sono i volti sempre nuovi del cinema italiano. Sì, è vero, sì, Massimiliano... Gallo sì, però gli altri sì. Due, insomma... No, Gallo ha comunque un curriculum pazzesco, anche teatrale, quindi insomma stiamo parlando di tre attori. Sono molto curioso di vedere come hanno lavorato, perché se tu ci pensi sono anche molto diversi tra di loro, anche un po' per la connotazione geografica, cioè Gallo è un napoletano al 100%, Mastandrea lo conosciamo proprio come un romano romanista doc,
però anche meno, come dire, sopra le righe, se vuoi, rispetto all'idea che si può avere del romano, ecco. Quindi sono molto curioso di vedere come interpreteranno questi vitelloni di oggi. Allora, stiamo parlando degli Infedeli in copertina su Film TV. Ci fermiamo per pochissimo, giusto il tempo di ascoltare un brano musicale, e torniamo. Eccoci di nuovo, siamo con Mauro Gervasini e parliamo, come ogni mercoledì, di Film TV. Non solo gli Infedeli, anche ad esempio un ritratto di Gassman. Sì, allora, perché il giornale, noi volevamo dedicare il giornale soprattutto alla commedia italiana. Gassman, i mostri, doveva essere la locandina che regalavamo, prendendo spunto appunto dal film Gli Infedeli, film episodi. E poi purtroppo però a metà della settimana, durante la lavorazione, ci ha raggiunto la notizia della morte di Ennio Morricone, quindi abbiamo dovuto fare questo cambio in corsa e abbiamo dovuto un pochettino ridurre diciamo questo specialone che avevamo fatto sulla commedia italiana storica, tant'è che la locandina dei mostri verrà poi riproposta in seguito. E anche su Gassman cosa vogliamo dire? Cioè, abbiamo cercato di essere il meno non volevamo essere banali, così abbiamo chiesto di scrivere l'articolo a una persona che l'ha conosciuto bene, cioè Marco Risi, che non solo è figlio di Dino ma è anche un regista che appunto ha lavorato moltissimo per il cinema e per la televisione, e ha frequentato molto Vittorio Gassman, e ne è venuto fuori un ritratto secondo me molto originale. Cioè, Marco Risi ha appena pubblicato un libro che ricorda il suo rapporto con suo padre, e Gassman c'è tantissimo in quel libro, quindi lui riprende un pochettino quelle che sono le sue esperienze con questo attore, al quale Marco Risi fu vicino soprattutto nell'ultima parte della vita, quella che, lo sappiamo, è stata caratterizzata anche dalla depressione, no, per Gassman, quindi comunque un periodo anche di difficile comunicazione. E poi abbiamo regalato, insomma, una lista dei 10 film che ci piacciono di più con Vittorio Gassman, ma 10 è davvero riduttivo, lo sappiamo tutti, è un gioco, va preso un pochettino come un gioco, insomma. Beh, il tuo preferito? Ma forse, guarda, so di essere banale, ma probabilmente di quelli della commedia italiana direi Sorpasso, perché comunque Bruno Cortona credo che sia il personaggio. Però mi piace molto ricordare il Gassman prima dei soliti ignoti, cioè quello che faceva i ruoli da cattivo, e quindi Riso Amaro e Anna di Lattuada, li trovo veramente delle parti molto interessanti. Beh, difficile dimenticare anche Brancaleone. E Brancaleone, perché, certo, insomma, poi lì si inventarono una lingua. Esattamente. Infatti. Parlavamo di Monicelli fuori onda, insomma, uno dei suoi più belli. In questo numero hai detto un inevitabile, sì, omaggio a Morricone. Inevitabile, anche qua abbiamo cercato di giocare di originalità, c'è un bel pezzo di Alberto Pezzotta che, oltre a essere un critico cinematografico e letterario, è anche appassionato di musica ed è un grande appassionato di John Zorn, e scoprirete quanto John Zorn c'entri in qualche modo con Ennio Morricone, non solo per gli omaggi ma diciamo per una sorta di dialettica che hanno avuto entrambi, a volte anche puntuta, diciamo così. Ma quello che interessava a Pezzotta era far in qualche modo ricordare che Ennio Morricone veniva dalla musica contemporanea, cioè il suo punto di riferimento, i suoi punti di riferimento erano Schoenberg e Stockhausen, quindi insomma aveva una preparazione musicale che naturalmente tutti gli riconoscono, però insomma che non ha mai avuto problemi a mettere a disposizione questa enorme preparazione, di metterla a disposizione delle produzioni cinematografiche e delle colonne sonore. E secondo Alberto Pezzotta la colonna sonora da scoprire di Ennio Morricone, Morricone diceva che la sua più bella colonna sonora era quella di Mission, però secondo Pezzotta invece quella di un film minore che è Una lucertola con la pelle di donna, dove appunto fa tesoro di queste indicazioni, tra virgolette, di queste intuizioni legate alla musica contemporanea, quindi probabilmente anche una musica più difficile di quelle alle quali siamo abituati. Bene, ho avuto in omaggio alcuni anni fa un cofanetto con molte delle colonne sonore di Ennio Morricone, adesso appena tornerò a Roma vedrò se c'è e me l'ascolterò. So che ti sei fatto anche un viaggio al mare, Riccione? Sì, però ti confesso che l'articolo uscirà sul prossimo numero. Vabbè, nel senso però che... ci puoi anticipare qualcosa? Sì, allora, diciamo, ho visto Sotto il sole di Riccione e posso anticipare questo. Allora, il film appartiene al filone balneare, che è un altro di quelli insomma molto codificati dal cinema italiano. Abbiamo cominciato nel 1950 con Luciano Emmer, Domenica d'Agosto, e questo però appartiene
al brand dei Vanzina, nel senso che il film, nonostante non sia diretto da Enrico Vanzina, che è il fratello di Carlo, è prodotto e da lui ed è il soggetto è suo. Quindi diciamo che è una sorta di Sapore di mare, però ambientato nel 2020, quindi molte cose sono cambiate. Alcune no, nel senso che rimangono questi incredibili feticci degli anni Ottanta, queste continue reminiscenze degli anni Ottanta, e questa cosa mi fa abbastanza così, mi incuriosisce, perché ci si domanda, ma questo film a chi è dedicato? Non a quelli che racconta, perché io non penso che un ragazzino di 18 anni abbia interesse nei confronti di quel tipo di estetica. Magari mi sbaglio, ai cioè, nostalgici forse. Io ho come l'impressione che in realtà questo tipo di produzioni siano fatti per quelli della mia generazione, la nostra generazione, cioè i cosiddetti boomer, cioè quelli che hanno 40-50 anni oggi, capisci? E quindi si va in una direzione che è molto codificata. Il film è quasi a sketch, come era Sapore di sale. Per chiudere, ho visto che all'interno di Film TV c'è anche un interessante capitolo dedicato alle serie con protagoniste donne. Mi è particolarmente piaciuto, devo dire. Sì, è un lavoro anche questo che stiamo facendo da tempo, e credo che la cosa molto interessante di questo tipo che stiamo facendo è che non si vede la parola fine, cioè continuano a uscire delle serie televisive americane, ma io non sono un esperto, però mi sembra di capire che in realtà le novità migliori arrivino dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito, che sono totalmente realizzate da donne e che stanno in qualche modo scardinando il cosiddetto male gaze, cioè questo tipo di racconto che è però sempre improntato ad uno sguardo maschile, il che non vuol dire necessariamente maschilista o patriarcale, ma che anche nell'apertura lo sguardo femminile è comunque sempre fatto da uomini, e quindi adesso c'è finalmente un tipo di ribaltamento. Beh, l'Inghilterra ci ha regalato Fleabag, che è un capolavoro assoluto, però chi volesse sapere cosa pensa Film TV su serie che abbiamo amato moltissimo, tipo Little Big Lies, Little Fires Everywhere, Desperate Housewives, che è la madre di tutte le serie al femminile, compri Film TV oppure si faccia un abbonamento online facile e più economico. E grazie Mauro Gervasini. Grazie a voi, a presto. Aspettate qua, perché torniamo tra pochissimo. L'ho cantata bene la Regon Rasca, la sigla inquietante di Twin Peaks? Buongiorno. Buongiorno, ci hai messo subito nell'atmosfera, Chiara. Sì, vi ho messo nell'atmosfera, ma non si sa di cosa, perché l'abbiamo già detto quando ci sei tu, spesso si parla di Fred Cusin o Fred Semagna e pochi unirebbero mentalmente Twin Peaks, i segreti di Twin Peaks di David Lynch, con qualcosa di succulento. Meglio non è detto, però sì, diciamo che non è proprio il primo riferimento che fai. E invece la crostata di ciliegie è un elemento importantissimo nella serie di David Lynch. Infatti è il piatto preferito dell'agente Dale Cooper, come dimenticarlo. Sempre accompagnata dall'immancabile tazza di caffè americano, ovviamente. Però diciamo che in un universo angosciante e carico di mistero, la cherry pie è la nota dolce che non può mancare nella giornata di Dale Cooper. Ma prima di arrivare a appunto illustrare la ricetta della crostata di ciliegie per i nostri ascoltatori, tu sei di quelle di Twin Peaks della prima ora, e cioè ti sei sottoposta alla visione e quindi traumatizzata da piccola come me, oppure l'hai visto in età adulta e quindi più saggia? Io l'ho vista sì, in adolescenza ed è stato folgorante, un incontro folgorante. Sì, non l'ho vista a 9 anni, meno male, sono contenta che i miei genitori me l'abbiano impedito. No, l'ho vista un po' più tardi, però l'ho trovata proprio un'esperienza cinematografica ineguagliabile e una delle serie televisive migliori che siano mai state fatte, questo in dubbio proprio. E allora prepariamo il grembiule, un taccuino, e così mettiamo in ordine gli ingredienti per questa crostata di ciliegie alla Twin Peaks.
Allora, 380 g di farina, 250 g di burro, 125 ml di acqua ghiacciata, mezzo cucchiaino di aceto di sidro e un pizzico di sale, perché la pasta deve essere un po' asprina. Per quanto riguarda la preparazione delle ciliegie, ci servono 600 g di ciliegie, 120 g di zucchero, 20 g di burro e un mezzo limone. E poi 3 cucchiaini di amido di mais, che dopo spiegherò a cosa servono. Allora, cominciamo preparando la pasta, mischiare la farina con un pizzico di sale, aggiungere il burro, che abbiamo detto deve essere freddo, fino ad ottenere una pasta, diciamo, compatta. Si può usare ovviamente il mixer, ma è più la cosa più semplice. Poi aggiungere l'acqua ghiacciata e il famoso mezzo cucchiaino di aceto di sidro. Poi il composto lo possiamo dividere in due impasti diversi e farli riposare un'ora in frigo. Nel frattempo ci occupiamo delle ciliegie e togliamo il nocciolo uno a uno ai 600 g di ciliegie. So già, Chiara, che questa parte ti appassionerà tantissimo. È forse la parte più lunga della ricetta. Dopodiché in una pentola mischiamo le ciliegie con lo zucchero e un po' di amido di mais. Perché l'amido di mais? Per far, diciamo, creare un po' una marmellata un po' più compatta, meno liquida, perché sennò va un po' a bagnare troppo l'impasto. Aggiungere poi il succo di mezzo limone e portare quindi il composto a ebollizione. Una volta che è portato a ebollizione, dopo 10 minuti di cottura è pronto. Nel frattempo scaldiamo il forno a 180 gradi. La nostra pasta nel frattempo avrà riposato un'ora, la stendiamo. Appunto, abbiamo due parti. La prima servirà da base della crostata, sulla quale verseremo la marmellata di ciliegie, e poi la seconda parte di impasto verrà tagliata in striscioline di circa un centimetro da disporre al di sopra della marmellata per formare una sorta di griglia che va a decorare la tipica, diciamo, forma della crostata. E si mette tutto in forno per 45 minuti. Gradi? 180 gradi. Forno ventilato o statico? Quante domande faccio, eh? Io metto sempre ventilato. Vedi, io metto sempre statico, ci contrapponiamo. Allora, ho due domande, ma se uno fosse molto pigro e non volesse fare la marmellata di ciliegie da sé? Beh, è un po' un peccato, perché comunque è quello che dà un po' lo spessore, e anche il fatto che la ciliegia non è una marmellata normale, comunque il frutto rimane tagliato in modo grossolano e rimangono anche dei pezzi di ciliegia, quindi ovviamente se usiamo una marmellata industriale non è per niente la stessa, insomma è lo stesso risultato, ecco. La seconda domanda è, ma perché le ciliegie sono sempre presenti in film inquietanti? Ve lo ricordate, le streghe di Eastwick e quella specie di malocchio che le tre fantomatiche streghe fanno a quel diavolo di Jack Nicholson? Io ci ho proprio pensato, cara Chiara, e ho trovato la mia risposta, perché soprattutto in un universo come quello di David Lynch, dove tutto ha dei riferimenti ed è carico di simboli, mi sono chiesta questa crostata di ciliegie che cosa rappresenta, e in effetti se ci pensi il frutto in sé è molto contraddittorio, perché da una parte cioè è un frutto estivo, dolce, appunto fa pensare a me, mi può far pensare per esempio al personaggio di Laura Palmer, la giovane ragazza bella e tanto amata del liceo, però dall'altra parte il succo di ciliegia macchia e lascia queste macchie rosse indelebili che ricordano quelle del sangue. Mi piace, filosofa così nera. Questa è la mia lettura, vedi, non mi dovevi provocare, perché poi e vediamo fuori. Ma la mia ultima domanda, prima di salutarci, non so se saprà rispondere così, right away, è: quando ci vedremo?
speriamo a Venezia. Quale di tutti queste, di questi cibi e dolci che ci hai insegnato a preparare e cucinare in questi mesi vorresti o potresti cucinarci dal vivo? Ma magari la Mystic Pizza col piri piri. Abbiamo anche le t-shirt, era per questo, vero? Esatto, adesso che io e Chiara abbiamo le t-shirt di Mystic Pizza comprate sul sito ufficiale, direi che è d'obbligo, quando ci incontreremo la prima volta, a sfoggiarle. E quindi aspettateci a Venezia per questa reunion in salsa piri piri e Mystic Pizza. Grazie Ilaria Gomarasca, ti voglio bene, mi manchi. Ci manchi, e grazie per essere stata grazie, come sempre, con noi. A The Soup of the Day per questa Fred Cuisine, Fred Semagna, una canzone, a fra poco. Ed è arrivato il momento che tanto desideriamo in ogni puntata di The Soup of the Day, quello della nostra annunciatrice. Angela, cosa vediamo in questo mercoledì 15 luglio? Allora, hai detto mercoledì 15 luglio, sì. Mercoledì, e quindi che cosa posso proporre se non un mercoledì da leoni? Bello, estate! Quello vero, cioè quello del 1968, John Milius, grandissimo film dedicato al mondo del surf. E cosa racconta? Di un gruppo di ragazzi che si provano con quello che sanno fare meglio, cioè cavalcare le onde. E però in questo cavalcare le onde ovviamente sfidano non solo il mare, ma sfidano se stessi. Mm-hmm. Anche qua sono giovani, sono belli, si sentono invincibili, sentono che la morte è lontana, che niente li potrà colpire, ma invece è il 78 e insomma tante cose accanto a loro succedono, c'è alle spalle l'esperienza del Vietnam, insomma è una crescita amara anche quella di questi ragazzi, e sì, sulle spiagge della California avranno la possibilità di inoltrarsi nella vita, a volte amaramente, molto amaramente, a volte no. È un film secondo me imperdibile, sì. Credo che anche tu lo ami moltissimo. No, sì, straconcordo, veramente. Quando hai detto mercoledì ho detto spero che dica quello. Grande, veramente, approvissimo. E poi anche lì, insomma, belle facce, no? E ragazzi, capelli fonati. Capelli fonati, dai, insomma. Poi, per completare al meglio la serata, so che anche qua ti troverò d'accordo, è ore 21:30, canale Spike. Io non l'avevo ancora citato. L'ultimo dei Moicani, di Michael Mann. Questo è uno di quelli classificati come filmoni. Bene. Allora a te la parola, dai. A te la parola. Fai di quello che ti pare, quello che ti viene in testa. Ma è che forse sbaglierei a dire come parlare di film iconico, però visto che Fede mi prende tanto in giro, sì, questo è un film iconico per tante ragioni, ma la prima è che se Daniel Day-Lewis prima di questo film non si era impresso nella vostra memoria cinematografica passionale e avventurosa, questo è il film che lo sigilla per sempre con voi e dimostra che grande attore è, e quanto è un peccato, e spero che non lo faccia, che il filo nascosto sia il suo ultimo film. Verissimo. Ora la storia la possiamo ripercorrere proprio così in due parole. L'ultimo dei Moicani è forse questo giovane ragazzo che in realtà è fa parte appunto della tribù dei Moicani, però è stato cresciuto, lui è un giovane bianco che è stato cresciuto da una tribù di Moicani e in qualche modo si sente fin nel midollo moicano e deve... Cioè deve cercare di far sopravvivere quella che è la sua famiglia di accoglienza, insomma, no? Quindi, e in mezzo c'è una straordinaria storia d'amore, e lì appunto è un melodramma di avventura, come non so se si può in breve definirlo. Mi piace così come definizione. Poi questo è un film che il messaggio te lo fornisce bello chiaro, ecco, chi ha occhi e orecchie per intendere intenda,
ed è un film che non sfiorisce. Verissimo, verissimo. E va bene, quindi abbiamo fatto un po' di retorica, però con due film che invece hanno tanto di avventura in due sensi diversi, ma proprio di, credo sia proprio, siano veramente simboli di cinema anche nel senso di intrattenimento puro. Quindi mi sento di dire che è un bellissimo mercoledì sera, adrenalinico e avventuroso. Grazie ad Angela Prudenzi e i suoi consigli. Ma grazie a voi. E quindi intanto ci ascoltiamo una canzone e così vi diamo il tempo di pensare a cosa vedere stasera. Nicoletti, ti sei dimenticata quella prudenza di dire l'orario e il canale su cui passa un mercoledì da Leoni, tanto ne avete parlato. Oddio. Ma avete dimenticato la cosa più importante, che passa quindi oggi alle 21:15 su Premium Cinema 2, e mentre abbiamo detto che sul canale Spike c'è l'ultimo dei Moicani alle 21:30. Tu quale dei due guardi? L'hai già detto prima. Sì, ho avuto il tempo di pensarci e ancora una volta credo mercoledì da Leoni. Va bene. Capelli fonati e mare. Credo anch'io che guarderò quello, però non ho Premium Cinema 2, per cui alla fine dovrò cercare, credo. Quindi ti vedi l'ultimo dei Moicani, mi sa che. Vabbè. Siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi. Io ringrazio Mauro Gervasini, come sempre, Angela Prudenzi ancora di più, e non perché insomma voglia meno bene a Gervasini, però insomma con la Prudenzi c'è un rapporto più profondo. Grazie come sempre alla nostra Ilaria Gomarasca, che ci ha parlato della crostata di ciliegie. Tra l'altro un amico mi ha fatto invece lo strudel di ciliegie qualche giorno fa, non so se c'è in qualche film, però potremmo proporlo se non lo hanno anche preso in considerazione. Mi ispirava molto la crostata di ciliegie alla Twin Peaks di cui ha parlato la Gomarasca, e mi sembra anche relativamente facile da fare, devo dire. Sì, in più c'è anche psicanalizzato un po', no? Infatti. Le relazioni tra le ciliegie e l'inquietudine. Infatti. Va bene, grazie quindi anche a Ilaria Gomarasca e grazie alla mitica Chiara Nicoletti. Poi ritroveremo domani, credo, anzi sicuramente, vero? Ci sarai domani? Sì, certo. Va bene, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che noi torniamo domani alle 10, poi alle 12, poi alle 16, poi alle 22. Mamma mia, quante volte. Poi siamo ovviamente disponibili on demand su tutte le varie piattaforme podcast, da Spotify a Spreaker a Google Podcast, iTunes, TuneIn, insomma ce n'è tante. Basta dunque cercare, basta digitare The Soup of the Day e noi saltiamo fuori, speriamo. Buona giornata a tutti voi, a domani. Ciao Chiara. Ciao. Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed. Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi. Tantanni sono senza un soccino, hanno sciocco. Fred Film Radio, sono Dana Knight. Clément Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.